Terza pausa del campionato di Serie A. In pratica siamo alla 12ª giornata. La classifica dice che l'Inter è prima, la Juventus è il secondo posto, il Napoli e il Milan un po' più indietro. Ma in pratica c'è questa squadra che viene esaltata dai propri tifosi, giustamente, perché naturalmente questi tifosi hanno il paraocchi e si godono il momento, è giusto che sia così. Voglio ricordare loro, ai tifosi dell'Inter, che le squadre di Inzaghi nel corso del girone di ritorno crollano sempre. L'anno scorso c'è stato un po' di ripresa nell'ultimo mese perché Lukaku fece 11 gol in un mese e mezzo e la squadra faceva molte palle gol, perché fra l'altro credo che c'è una sola, diciamo, base per la quale l'Inter merita il primato in classifica, che è quella relativa al gioco, perché è la squadra che gioca bene. In Italia è l'unica squadra che gioca un calcio propositivo, un calcio brillante, tanto è vero che a fronte di una o di un organico lungo ma mediocre nei giocatori riesce ad avere numeri importanti, perché i calciatori sono messi in condizione di poter andare bene. E allora vi dico subito che dopo 12 giornate l'Inter ha 29 gol fatti, ha il miglior attacco, ha la migliore difesa con solo 6 gol subiti, c'ha l'attuale capocannoniere del campionato e c'ha dunque la migliore coppia di attaccanti sulla carta, no, però sul campo sì. È una squadra già qualificata agli ottavi di Coppa dei Campioni con 2 giorni di anticipo, l'hanno già fatta qualificare a tavolino per il Mondiale, visto che l'anno scorso l'hanno portata in braccia in finale di Coppa dei Campioni. Però andiamo a vedere questo primato in classifica, come è stato costruito, come hanno barato, come hanno, diciamo, killerizzato tutto il campionato, perché quello hanno fatto, hanno killerizzato tutto il campionato di Serie A, cominciando dal calendario. Pensate un po', l'Inter, ve lo dico subito perché ho tutto, diciamo, segnato. L'Inter ha giocato fino a questo momento su 12 partite, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12. Ha giocato Inter-Monza in casa, Inter-Fiorentina in casa, Inter-Milan in casa, Inter-Sassuolo in casa, Inter Bologna in casa, Inter Roma in casa, Inter Frosinone in casa. 7 partite in casa su 12. Ha giocato in trasferta a Cagliari, a Salerno, ha giocato a Torino, ha giocato a Bergamo con l'Atalanta e ha giocato a Empoli. Per cui Andrea Butti, che ha confezionato il calendario, è l'ex team manager dell'Inter. In Europa l'hanno messa con 3 squadre farlocche, le 3 squadre più fesse d'Europa, per farla passare, e cioè il Salisburgo e la Sociedad del Benfica, perché è inutile che mi viene a dire il Benfica, poi ha battuto la Juventus l'anno scorso, ha battuto anche il Maccabi Tel Aviv, ha battuto la Juventus, dove oggi non si gioca a calcio perché purtroppo c'è la guerra. Quindi non è questo un metro di giudizio, è un metro di sfottò accettabile, tutto sommato. Aver fatto questi risultati e nelle partite più difficili aver avuto aiuti chiari e palesi è anche un segno chiarissimo. E allora l'Inter non ha avuto nessuna espulsione. Eppure mi sembra che Lautaro doveva essere espulso contro il Monza. A Salerno c'era una netta espulsione di un giocatore interista, non ricordo bene chi fosse. Contro la Roma in casa c'era una netta espulsione di un giocatore dell'Inter, però
L'Inter ha avuto ben 6 calci di rigore, tutti e 6 realizzati da Çalhanoğlu. È la squadra che con il Napoli ha avuto più rigori. Il Napoli ne ha segnati 4 su 6, l'Inter ne ha segnati 6 su 6. La seconda in classifica, la Juventus, ha avuto 2 rigori, contro l'Udinese e contro l'Empoli. Contro l'Udinese l'ha segnato Vlahovic, contro l'Empoli l'ha sbagliato Vlahovic. Cioè contro l'Empoli, i tempi di Pappagone. 2 calci di rigore, ce n'era uno domenica, per esempio, contro il Cagliari, sabato contro il Cagliari, non è stato dato, tanto per dirne qualcuno. Non mi risulta che all'Inter sia stato annullato un gol dal fuorigioco automatico, semiautomatico. Sono tutti regolari questi gol dell'Inter. Forse qualcuno, non lo so, ma sono proprio tutti regolari questi 29 gol dell'Inter. Il rigore a Bergamo, inesistente. Rigore contro il Frosinone, inesistente. Non ricordo bene gli altri rigori contro chi li hanno avuti, perché non è che... Credo che l'unica partita in cui l'Inter non ha rubacchiato è stata a Torino col Torino. Poi in tutte le gare praticamente ha avuto il suo aiuto. Con il Monza, rigore, pardon, scusate, prima espulsione Lautaro non fatta, rigore netto al Monza non dato, raddoppio di Lautaro. Inter-Fiorentina sull'1-0 per la Fiorentina, netto calcio di rigore per la Viola, non dato. Inter-Milan, primo gol viziato da un fallaccio di Dumfries su un avversario, primo gol non fischiato. Inter-Sassuolo è finita come è finita. Salernitana-Inter sullo 0-0, netta espulsione per un giocatore dell'Inter, sullo 0-0. Poi gli è andato un rigore... Francamente anche lì. Inter-Bologna finita 2-2, non mi ricordo che in questa partita ci sono stato aiutino, tanto è vero che non l'ha vinta. Torino-Inter, non mi sembra che ci siano stati aiuti all'Inter. Inter-Roma, netta espulsione per il giocatore dell'Inter e fallo di mano di Di Marco prima del cross. Del gol dell'1-0 di Thuram. Atalanta-Inter, rigore inventato, totalmente inventato, una gamba tesa di Darmian fatta diventare un calcio di rigore. Inter-Frosinone sull'1-0, rigore inventato a favore dell'Inter. Dobbiamo ancora dirne? Dobbiamo ancora parlare? L'Inter in Europa è la squadra che ha avuto 8 rigori e in Europa la squadra che ha più calci di rigore tra il campionato e la Champions League. Ancora? Quasi tutti inesistenti. Non ha avuto un'espulsione. È la squadra con meno ammonizioni. Voi pensate davvero che l'Inter... può essere quella squadra che tiene meno ammonizioni che so io della Salernitana piuttosto che del Verona, del Frosinone e di quelle squadre che invece sono costrette a fare molti falli. E non mi pare, no? Quindi è una squadra totalmente tutelata. E questo primato è costruito. È un primato killer. È un falso primato. Che la mette in condizione però, vede, di crescere tanto. Ora ci sarà Inter, Juventus-Inter. Cosa si inventeranno per far vincere l'Inter? Cosa si inventeranno? Quello che ne hanno fatto negli ultimi 10 anni contro la Juventus dall'Inter è inenarrabile. Potrei stare qui ad ore a raccontarvelo. Ad ore. Naturalmente parli con loro, i negazionisti. Per eccellenza e ti dicono tutto il contrario, tanto in 30 anni vanno detto che il rigore di Giuliano su Ronaldo era rigore e che Cuadrado aveva fatto fallo su Perisic quando là c'è stato un cambio di direzione netto da parte di Cuadrado e Perisic che gli ha dunque finito addosso. Però è qui che vorrei un pochettino soffermarmi sulla narrazione di questi fottuti
col cervello dei tifosi dell'Inter, che sono i peggiori in senso assoluto. Sono gli uomini della grande bugia, gli uomini delle fake news. Pensate un po', quest'estate è passato dalla Juventus all'Inter Cuadrado, che è un gran bel calciatore. E addirittura, prima hanno inscenato una situazione particolare, sostenendo che non... non volevano prenderlo, poi è andato Marotta, che ha la patta con i tifosi, e ha detto che praticamente dovevano starsi zitti, si sono stati zitti. Poi volevano fare a Cuadrado il corso, pensate un po', il corso per serietà. Scusate un attimo che c'è una comunicazione. Solo un attimo. Io faccio anche la cronaca, quindi minuto per minuto sono costretto anche a... c'ho due cellulari, vedete qua. Allora, dovevano fare a Cuadrado il corso per serietà. Ah sì? Non mi pare che si sei i rigori dati in campionato, o quello addirittura dato in Coppa dei Campioni contro il Salisburgo, siano rigori evidenti. Turam è arrivato lì, non gliel'hanno fatta la scuola a Turam, che cade come un fico secco in area di rigore, come tocchi Turam in area di rigore, così cade come un fico secco. Oppure Darmian che va a gamba tesa a Bergamo e l'arbitro fischia. Ma in tutti questi numeri che vi abbiamo raccontato c'è anche un numero gravissimo, che è quello relativo all'arbitro di Milano, della sezione di Seregno, Sozza, con il quale l'Inter in 2 anni ha vinto 5 partite su 5. Pensate un po'. I cretini dicono, per buttare i piedi avanti, praticamente dicono, ma quello è milanista. Sì, se era tanto milanista, non convalidava il primo gol dell'Inter contro il Milan, quello che poi ha dato il via alla goleata dell'Inter. Se era tanto milanista, fermava il gioco e chiamava calcio di punizione a favore del Milan. E invece non l'ha fatto questo. Quindi anche questa storia che Sozza, che dirige sempre l'Inter, che è di Milano, sia un milanista. Quindi sta vicenda vergognosa, schifosa, scandalosa. Pensate se un arbitro di Napoli avesse arbitrato 5 volte il Napoli, o un arbitro di Torino arbitra 5 volte la Juventus. Sarebbe venuta la strafine del mondo. La fine del mondo. E allora è un primato che apparentemente è meritato. Ma è un primato che ha ricevuto aiuti a bizzeffa, è un primato costruito, è un primato farlocco, è un primato killer, è un primato fraudolento. O può pure vincere l'Inter a Milano, non ci sarebbe niente di scandaloso a Torino con la Juventus. Non c'è nulla di scandaloso se l'Inter vince a Torino con la Juventus. Ma con quale aiuto vincerà? Perché solo con qualche aiuto può vincere l'Inter a Torino con la Juventus. A meno che non fa una gran bella partita come sa fare Inzaghi, che quando affronta Allegri petto a petto gli mette sempre le pezze in fronte, perché Inzaghi mette le pezze in fronte ad Allegri, sempre, anche quando ha vinto la Juventus, ha sempre giocato meglio l'Inter. Diciamo sempre la verità, perché noi dobbiamo dire sempre la verità. Ma che il primato dell'Inter
è totalmente costruito, è farlocco, è falso. È un primato fatto di imbrogli, come al solito, come la loro storia. Questo è un primato fatto di imbrogli. Alla 12ª giornata, con gli aiuti evidenti, è partita dal calendario, come già vi ho detto, al VAR che non interviene mai contro l'Inter, ai 6 calci di rigore che sono un record, alle mancate espulsioni, non gli fanno un'espulsione non so da quanto tempo. Vi ricordate la finale di Coppa Italia, quando Brozovic doveva essere totalmente espulso, con la Juve in vantaggio, e invece l'arbitro non lo ha espulso, perché hanno paura, perché l'Inter vanta una stampa decisamente a favore, allora se sbagli contro l'Inter gli danno addosso come a che? Questo è, cioè è costruito a tavolino. Ma questo lo possono fare perché sulla panchina della Juventus c'è Allegri. Perché secondo me con qualsiasi altro allenatore, con questi aiuti copiosi, costanti, vergognosi all'Inter, la Juventus con un altro allenatore sarebbe totalmente prima in classifica. La Juve non può fare i numeri dell'Inter, innanzitutto perché non ha un gioco come quello dell'Inter, perché il vero top player dell'Inter è il gioco, l'Inter gioca bene, inutile che ci giriamo, l'Inter è uno spettacolo vederla, però gli aiuti sono chiari, senza gli aiuti, nonostante questa spettacolarità del gioco, questa efficacia, questo pragmatismo del gioco, che esalta il complesso Inter, perciò Inzaghi gli devono fare una statua d'oro, perché l'Inter ha una rosa lunga ma scarsa, scarsissima, giocatori mediocri, a parte Dumfries, un bobbarella, poi lì davanti la coppia segna perché arrivano tanti palloni, ma la Juventus arrivano i palloni, no, la Juve è chiusa lì dietro, è totalmente chiusa lì dietro. Quindi va analizzato questo primato dell'Inter in questo modo. Mo a Torino può pure vincere la partita perché ci sta, ma sicuramente i favori che ha avuto l'Inter contro la Juventus sono palesi e vergognosi. Troppi favori, troppi, 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 fanno schifo i favori, in maniera schifosa e scandalosa. Mi fermo qui. Vi invito a iscrivervi al mio canale, a mettere la campanella delle notifiche per essere avvertiti ogni qualvolta che praticamente faccio un video, a fare un commento, perché voglio sentire i vostri commenti, interisti e allegriani, senza che ci venite qui. Non ci venite, non ci venite, perché io vi cancello laddove voi poniate delle giuste osservazioni, anche in controtendenza rispetto a quello che dico io, e lo dite con serietà. Voi non mi vedrete mai cancellare un Forza Inter, un Forza Napoli, non li cancellerò mai, perché sono espressioni di democrazia che vanno rispettate, non condivise, ma rispettate. Non le cancellerò mai, né su questo canale, né su Facebook. Ma dato che i tifosi dell'Inter soprattutto, l'unica cosa che sanno fare, sanno solo insultare, perché loro l'insulto hanno, dato che sono stati sempre sfottuti nella vita, perché sono l'Inter, loro questo hanno e sfottono gli altri, sfottano un pasticciotto. Mentre chi anche in controtendenza con le mie idee, con le mie opinioni, scrive delle cose in maniera seria, io rimango i commenti, naturalmente non agli allegriani. Gli allegriani per me non devono avere diritto di parola, non devono proprio avere diritto di parola, perché sono i peggiori. Gli allegriani sono la negazione del buonsenso, della serietà, del tifo. Quindi meglio, cioè rimango le considerazioni giuste degli altri tifosi, ma non degli allegriani. Perché sono in malafede, più in malafede addirittura dei tifosi dell'Inter, gli allegriani. Immaginate io un po' che cosa penso degli allegriani. Mi fermo qui, vi rinnovo l'invito naturalmente e vi rimando ai prossimi contenuti, dicono ai prossimi creator. Li chiamano così.